Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più infreddolito di YouTube. Sono successe diverse cose delle quali magari ne valeva la pena parlare. Prima cosa in assoluto, sapete che io non credo assolutamente nei veggenti, nei tarocchi e in tutte queste minchiate qua. Però è successo che in palestra una signora mi ha letto il futuro. Zan zan zan. E che cosa mi ha letto nel futuro? Vabbè, prima di tutto ha iniziato a parlare del mio passato. Questa persona non mi conosce affatto, però ha iniziato a dire tante cose interessanti che in un certo senso si incastravano. Ovviamente la mia parte scettica che proprio insita in me cioè, rifletteva sul fatto che effettivamente tutte le cose che diceva potevano avere un carattere generico, che potevano essere bene o male applicate a tutte le persone. Ma la cosa che mi ha lasciato proprio perplesso, quando mi dice una cosa davvero molto personale ed io rimango in pratica così, cioè dentro di me così, invece la mia faccia, diciamo quella che ha visto la signora, era così, punto e basta. Anzi, mentre mi stavo allenando, mentre stavo correndo. E poi diceva nel futuro, diceva che incontrerò molte persone, parlava di donne, diceva che incontrerò molte donne, e diceva però che nessuna di tutte queste donne che io incontrerò, diciamo, nel medio periodo, saranno, diciamo, le persone giuste per me, ci volevessero per dirmelo. E ha detto però che una tra le mie ex poi fiamme, fidanzate o chissà che cosa intendeva, solo una persona in realtà è ancora innamorata di me. Io lì mi è passata proprio tutta la vita davanti, no? Tipo pensando a tutte le ragazze che ci sono state, non che ce ne siano state chissà quante, però cazzo ce ne sono state, quindi pensavo, cioè, ma questa è possibile, questa non è possibile, ah no, questa no, ah, per favore, no. Cioè mi sono iniziato a fare i film, perché lasciamo stare il gioco ovviamente, però cioè, quando qualcuno ve lo dice inevitabilmente ci pensate. Quindi se stai guardando tu ex amica, ex fidanzata o ex così, che sei ancora innamorata di me, perché se stai guardando il video significa che forse qualcosa la provi ancora, mi dispiace per te, mi dispiace per te che sei ancora innamorata di Antonio Nocciolino, anche perché penso di non essere la persona più adatta per te, chiunque tu sia. Però vabbè, scambiamoci qualche chiacchiera qualche volta, magari ci fa bene entrambi. E poi ha iniziato a parlare, ha detto, io ci scherzavo, dicevo, Lucia, questa si chiama Lucia. Dicevo, Lucia, ma non è che tengo il maloggio, tengo qualcuno, mi ha fatto qualche fattura. E lei mi diceva, e lei non sa che io sono uno youtuber, mi ha detto, tu, molte persone ti seguono, ti guardano, e ci sono tra queste persone delle persone invidiose, e fai attenzione perché talvolta in base alla loro invidia le cose nella tua vita si vanno modificando. E lì cioè sinceramente sono rimasto, perché dico, cazzo, questo come fa a sapere che effettivamente ci sono persone che mi seguono su YouTube? Lei, beh, vi assicuro, non è una persona che ne capisce niente di internet, niente di niente, ed è stata una cosa molto così a caso. E dico, allora, dico, ma non è che di questo punto, dico, ma non è che ho qualche fattura, qualcuno mi ha fatto qualche macumba, qualche cosa. Ah, tendo a sottolineare una cosa, l'ho fatto in una maniera totalmente gratuita, ci stavamo allenando, si chiacchierava. E lei mi dice, no, tu non hai nessun malocchio, perché in genere quando io ho a che fare con delle persone che hanno il malocchio tendo a sbadigliare, invece con te non sbadiglio mai. E poi mi ha detto che ho una carica passionale molto 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 grande, e questo viene avvertito dal sesso femminile e anche dal sesso maschile, ed è per questo che spesso e volentieri gli uomini
nutrono, anche non capendo magari per quale motivo, ma nutrono un. Una sorta di invidia, metto le mani avanti e vai giù, so benissimo che non c'è bisogno, cioè non sono nessuno, non sono né ricco né bello, né, cioè, so, è inutile, quindi non siate cattivi magari nel dirmi, ma che cazzo di credi di essere, lo so perfettamente, sto riportando semplicemente quello che mi è successo, cioè quello che mi è stato detto. Anche se, devo essere sincero, so per certo che ci sono persone, tra l'altro persone anche che mi seguono online, che mi odiano proprio, mi detestano e non vedono l'ora che io passi un guaio. Comunque, poi ha continuato e ha detto che quindi ho questa carica passionale che viene percepita. Io questo sinceramente non lo immaginavo e né tantomeno lo posso confermare perché io non credo di lasciare intendere così tante sensazioni da questo punto di vista. Se devo essere sincero, se dovessi riflettere sul mio carattere, è tutto senza ombra di dubbio. Sì, mi considero una persona molto passionale, ma questo sia nel bene che nel male, perché ma anche nel campo lavorativo. Perché così? Perché il mio carattere, mi ricordo che si fece una divisione dei colori una volta in azienda dove appunto ognuno esprimeva il parere su un proprio collega e così poi tutti quanti si metteva, tipo, si scriveva su un foglio questa cosa e tutta la crew, tutto il team conveniva sul fatto che io fossi, diciamo, se fossi stato un colore, sarei sicuramente il colore rosso. E questo è appunto sia un bene che un male, perché rosso significa sì passione, ma significa talvolta anche irruenza o magari irascibilità. E questa ovviamente è una cosa che a me non piace. Qualcuno mi ha detto certe volte che sono una persona irascibile. Mi dispiace per queste persone, perché devo essere sincero. Evidentemente non hanno capito proprio un cazzo di me, proprio niente. E questo poi magari ne parliamo, ne approfitto adesso. Irascibile, sono una persona irascibile? No, sono una persona che si incazza quando vede le cose storte. Sì, certo che mi incazzo, però io ho un carattere che tendenzialmente tende a stare zitto. E questo i detrattori ovviamente diranno l'esatto opposto, anzi adesso staranno ridendo, diranno sì, certo, come no. E invece, almeno per come mi vedo io, per come qualche persona mi ha visto, cioè può confermare. E soprattutto chi mi ha capito. Cioè, nel senso, spesso e volentieri capita che, per esempio, ci siano delle cose che a me non stanno bene. E io tendo ad evitare, tendo a non dirle queste cose, cioè non lo dico subito e non perché io non voglia chiarire determinate cose, no, assolutamente perché penso che magari nell'arco della vita ci siano momenti più o meno felici o poco felici, ma proprio nell'esprimersi, quindi magari se qualcuno mi dice una stronzata, io tendo a non sottolineare questa cosa e vado avanti e ho, diciamo, dalla mia, il fatto che dico vabbè. Aspetto il momento giusto per o dirglielo oppure aspetto il momento giusto affinché quella persona possa capire da sola o da solo, che ha detto una cazzata e quindi tendo ad andare avanti. Però questo non significa che io non accusi il colpo, cioè tendo a stare zitto in magazzino, conservo, non dimentico e vado avanti. Però non vado avanti con rancore, assolutamente, cioè vado semplicemente avanti, dico vabbè, ha fatto sta cosa, vabbè, pazienza, andiamo avanti. Poi succede una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e nessuno immagina che magari una determinata cosa possa avermi dato fastidio in qualche modo. E perché? Perché in effetti mi vedono normalissimo, tranquillo e questo mio andare avanti, ecco, proprio non si va proprio a notare questa cosa. Poi a un certo punto mi rompo il cazzo e quando mi scoccio, e mi scoccio, perché mi scoccio poi davvero a un certo punto, cioè proprio. Esplodo. E quando esplodo, tutti cadono dalle nuvole dicendo: oh, ma questo si è incazzato davvero per questa cosa e così tanto per questa stronzata. E poi lì devo stare a fare, no, è per questo, per questo, per questo, per questo, per questo, per questo, e per quest'altro. E uno poi lì dice: mamma mia, e tu tenevi tutto sto poco.
Che, cioè, lo dovevi dire prima, ma non vi preoccupate, no? Queste sono quelle cose del tipo: ah sì, lo devo dire prima, allora uno ci prova, uno inizia a far notare magari determinate cose di volta in volta, che non è mai poi di volta in volta, ma magari è una volta ogni tanto, e lì poi vi dovete sentire, o in questo caso vi devo sentire dire che sono una palla perché magari faccio notare ogni cosa. Vabbè, quindi diciamo compassione, quindi ricollegandoci a quello che stavo dicendo prima, compassione e compassionalità e con irruenza talvolta, certo, sì, mi comporto, ma non così tanto come una persona può immaginare. Per esempio, se litigo con qualcuno, sicuramente non sono una persona tendenzialmente passiva. Questo, ragazzi, penso che l'abbiate visto anche dai video, ma anche da, cioè, per chi ha avuto, diciamo, la possibilità di conoscermi dal vivo. Cioè, non sono una persona che se tu gli dai uno schiaffo lui ti porge l'altra guancia. Poi dipende anche da chi, eh. Perché poi nella vita davvero uno può essere uno, nessuno e 100.000. E io porto la mia, porto, sì, io ho dato la mia guancia più e più volte a delle persone. In genere tu mi dai uno schiaffo ed io rispondo con un calcio nelle gengive. E sì, per forza, in bocca poi così, boom. Perché? Perché di calci nel culo ne ho avuti tanti, tantissimi, non ho avuto mai sconti. Quindi nel tempo, diciamo, ho fatto la pellacciatura e ho imparato anche, diciamo, a difendermi. Ed ho capito, c'è stata una frase bellissima di una canzone del musical di Scognizzi che dice: pronta ad ammazzare per me a buscà. E in un certo senso mi ci ritrovo molto, cioè non ho proprio intenzione di abbuscare, di prenderle laddove io non ho fatto proprio niente, niente di male. La passione, l'essere passionale, uno si prende il buono e il cattivo, si piglia il bello e il brutto. Poi se, cioè, ci sono persone ovviamente che sono, per esempio nel mio team ci sono persone che erano raffigurate col verde, col color verde, quelli col blu, quelli col giallo. Però sinceramente quando poi c'è stata questa autovalutazione, cioè io prima dovevo dire io come mi vedevo come colore e poi dopo dovevo scoprire il mio team come mi vedeva. E in effetti combaciavano perché io ho detto rosso e loro hanno detto rosso. Però non mi piacerebbe essere sinceramente diverso. Cioè, diverso diverso in generale. Certo, ci sono tante cose che cambierei di me, ma sicuramente non sono le stesse cose che il mondo vorrebbe io cambiassi, mettiamola così, ma comunque, tornando a Lucia, questa chiaroveggente, mi ha detto che molto prima che poi avrò una grandissima soddisfazione. Una grandissima soddisfazione nella vita. Cazzo è questa grandissima soddisfazione nella vita? Ma che poi tra l'altro io ne ho collezionate di belle e soddisfacenti soddisfazioni. Ma davvero, davvero, cioè, ve ne posso dire una fra tante, quando io sono riuscito finalmente, dopo tantissimo tempo, ad avere la possibilità di acquisire totalmente il 100% della mia attività. E qui veramente ci dovremmo parlare veramente per tanto, 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 tanto tempo per spiegarvi tutto in retroscena che ci sono stati negli ultimi 3 anni e passa, ma veramente non voglio tediarvi assolutamente sulla cosa, anche perché è molto particolare, perché voi ovviamente voi avete visto i video di Nocciolino dove parlava magari di Londra, parlava di cose, ma non immaginate minimamente cosa c'era alle spalle una volta chiusa la telecamera. Minchia, minchia, voglio. Proprio un casino, un grandissimo casino. Però ecco, questa è stata una mia soddisfazione, cioè il riuscire totalmente ad estirpare un cancro, un tumore, ma giù. Ah, che bella cosa. Tra l'altro, se non mi sbaglio, da qualche parte feci anche un video, però poi dopo non l'ho mai editato. Dovete sapere che io ho 1 miliardo di video, ho una banca dati di video immensa che aspetta solo di essere editata, di essere, diciamo, messa sulla timeline, pronta per l'esportazione. Vabbè, continuando quindi con Lucia, mi ha detto questa cosa di questa grande soddisfazione nella vita e mi ha consigliato di avere un amuleto, e mi aspettavo, cioè, se, immaginate tipo, che ne so, vanna mai più fatta del sale, queste cose così, cioè io quindi sembro molto, e dice vabbè, parla, sentiamo.
E lei invece mi ha detto che devo portare un crocifisso. Un crocifisso, io un crocifisso. E io le ho detto, Lucia, ma un crocifisso, io un crocifisso, non lo so. E lei ha detto sì, perché questa è come se fosse un amuleto, è un qualcosa che ti protegge. Ah, e poi mi ha detto una cosa bellissima e strana. Ha detto, ognuno di noi ha un angelo che lo protegge. Ha detto, però tu non ce l'hai ma non ce l'hai. Ha detto, in che senso? Diceva, sì, tu sei il tuo angelo, tu sei il protettore di te stesso. Io ci sono rimasto. Ha detto, sì, tu hai attorno a te una presenza che in realtà quella presenza sei tu. Cioè, deduco abbia tipo pensato a qualche aurea, non lo so, a qualche cosa. Un'aurea o qualcosa. Un'aurea. Attorno, diceva, tu sei l'angelo di te stesso. Io ci sono rimasto, ci sono davvero rimasto per questa cosa. E nulla, e poi qui dicevo, vabbè, Luci, dai, lo dobbiamo vedere, perché poi cioè, ci giocavo su questa cosa. E lei diceva, Antonio, tu non ti devi preoccupare, stai tranquillo che vedrai. Parallelamente ci sta un altro in palestra invece che cioè, sembra il diavolo e l'acqua santa. Questo ragazzo è proprio un papa boy, è un eufemismo, cioè questo qui in pratica, cioè per me potrebbe essere prete. E lui mi diceva, non ti devi far dire queste cose, devi credere solo in Dio, perché questo, perché quell'altro. E ha voglia di dirgli, Fabio, facci domastà quieto. Insomma, e quindi comparivano questi due personaggi che mi dicevano, fai una cosa, piuttosto fanne un'altra. Ma ha pigliato per le mani lui. Dai, preghiamo insieme, quindi dai ragazzi, preghiamo insieme, bella gente, abbiamo chiacchierato un sacco, come al solito, ho deciso anche di fare una cosa tra l'altro, ho parlato con una mia amica inglese e mi ci ha fatto riflettere su una cosa, non so se avete notato che la maggior parte dei video, non i vlog, ma i video quelli lì, diciamo un po' più, che parlano di Londra in una maniera un po' più seria e così via, hanno tutti quanti i sottotitoli in italiano per le persone che non hanno la possibilità di sentire. E questa mia amica inglese vede i video e li vede con la traduzione automatica di YouTube in inglese perché non parla italiano. E allora lì mi è frullato qualcosa nella testa, ho iniziato a pensare, forse aprirò un canale parallelo in inglese, dove però parlerò di Londra, cioè in pratica saranno gli stessi video che faccio, ma per un pubblico diciamo un po' più internazionale, magari può nascere qualcosa di carino, e per le persone che magari vogliono un poco sbrigarsi con la lingua inglese, perché no, possono sentire sia la versione italiana che quella inglese. Poi in realtà, vabbè, ci sono un sacco di progetti. Ma davvero tanti, e sto valutando, però io sinceramente sto passando un periodo un po' irrequieto della mia vita, e la passionalità insita in ognuno di noi. Cioè quello che so al 100% è che per il momento non ho capito proprio nulla, nulla di niente. Mi ritrovo ad ammettere il fatto che effettivamente non ho capito nulla di nulla di nulla. Probabilmente avete capito più voi guardando i miei video di me, cioè avete capito più voi di me guardando i miei video che io di me, cercando di farmi capire dalle persone, anche perché io in effetti non vedo mai i miei video. Dovrei cominciare a vedere i miei video. Che palle, non lo farei mai. Vabbè, ci vediamo sicuramente per la prochaine fois, ok? Ci vediamo al prossimo video. Si devono fare un sacco di cose nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, davvero tante cose. Devo necessariamente fare tante cose. È davvero molto importante. A volte le persone credono di avere le redini in mano della propria vita, poi si svegliano un giorno e capiscono che i cavalli sono andati e uno è rimasto con le redini in mano, con la carrozza dietro, in mezzo al deserto.
da solo. Talvolta non è facile. Ma lo sapete che cosa fa una persona cazzuta? Fa così. Scende dalla carrozza e si incammina. E allora ci incamminiamo. Ciao.